È un dovere istituzionale essere vicino al territorio e tutto ciò che è diciamo, contenuto al territorio, dalle istituzioni alle realtà produttive, ai lavoratori, e questo è fondamentale. Rilanciare questa filiera vuol dire rilanciare anche occupazione, questo è importante. Regione Lombardia, come accennavo prima, col proprio consiglio entro il mese di febbraio andremo a liberare questa, quindi a legiferare con questa nuova proposta di legge sulla impresa, su libertà di impresa e di competitività, e questo va a semplificare, andrà a semplificare la quotidianità delle nostre imprese ma anche delle nostre istituzioni. Ho sempre detto che Como e Lecco sono territori incredibilmente, perdonatemi il termine, utili per provare, per essere da palestra rispetto a progettualità che possono poi avere un ritorno positivo su tutto il sistema lombardo. Questo l'ho detto, questo lo ribadisco. Nella nuova legge ci sono tutti gli strumenti per quelli, gli accordi di competitività, per andare a provare queste zone a burocrazia zero, quindi non solo Como, non solo Lecco, ma anche Sondrio, per stare anche Varese, tutte quelle zone anche territorialmente distribuite in un modo molto particolare, una zona di confine, in cui ahimè purtroppo molto spesso i nostri imprenditori validissimi, professionalmente con qualità eccezionali, ma si trovano a volte costretti, loro malgrado, a pensare, ipotizzare di fare qualche chilometro in più, di traslocare. Ecco, questo noi certo non lo possiamo impedire nella libertà, però noi come istituzione abbiamo il dovere di ascoltare e il dovere di rispondere con strumenti concreti. Questa proposta di legge, questa legge sulla libertà di impresa e la competitività sarà una risposta concreta.